Benvenuti amici YouTube, qui Akram1993. Il video di oggi sarà un nuovo video di deck profile riguardante il mio mazzo dinosauro, dato che è quello che è più visto sul mio canale. Quindi vi porto una lista aggiornata, questa volta going second, più competitiva, Dino Shaddle. Quindi partiamo subito. Prima di partire iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace e considerate di condividere questo video con i vostri amici che giocano a Yugi o che in particolare amano il mazzo dinosauro. Quindi partiamo subito e andiamo a vedere quali sono le mie scelte. Questa volta, ripeto, going second, e questa volta si tratterà di una lista con 45 carte perché è un mischione e non vogliamo vedere i brick. Quindi partiamo con i True King perché secondo me sono veramente forti. Going second, soprattutto a Gnimasud, è molto buono perché se spacchi due fuoco può bannare una carta dell'avversario. Poi abbiamo due tiranni MVP per spaccare tutto, buccare tutto, un Dogoran perché è un kaiju addabile, un Pancratopo che è sempre buono going second, e Overtex che gioco perché è troppo forte, l'ho anche calato all'extravaganza, sta rimischiando 5 mostri di dinosauro banditi e quando entra così è veramente fantastico. Poi per i 4 stelle, livelli 4, abbiamo 3 Oviraptor, MVP assoluto, fa anche il caffè, come dico sempre, e poi 3 copie di Missosauro, anche lui veramente forte, finché si può giocare a 3, giocatelo a 3 ragazzi, non si sa mai, e fa partire tutte le combo, bannando lui portiamo il coccodrillo, quindi tanta roba. E poi come ultimo, livello 4 abbiamo Rex Gigante che secondo me va sempre giocato, poi in particolare con gli Shaddle perché lo possiamo buttare al cimitero anche grazie a Shekinaga. Poi abbiamo per i piccolini 3 Baby Serasaurus che tanto li attiviamo tutti e anche un piccolo Pteranodonte. Quando andiamo primi li facciamo fuori tutti e 4 nella combo basica. E poi ultimo ma non ultimo tra i bebè metterei anche sempre l'Arcosauro, questa carta qui è veramente fantastica ragazzi. In questa versione potete giocarne anche solo una, guardate che bella questa carta. Quindi un po' più budget, anche se non troppo, veramente forte, non volete vederlo in mano, quindi uno va bene, specialmente going second. Poi si torna alle origini con Compartino Danger, che potete assolutamente tagliare, come ho detto la lista è a 45 carte, quindi sentitevi liberi di tagliare cose extra. Questi sono molto forti perché sfoltiscono e perché triggerano gli Shaddle, quindi smistano la mano, la riaggiustano e fanno appunto anche partire gli Shaddle se li vedete in mano, che non è proprio il massimo. Una statua barriera dei venti tempestosi per quando andiamo primi, che facciamo la lock molto easy, e poi per gli Shaddle solamente una bestia e un drago sono più che sufficienti. Questo pesca uno e questo spacca una backrow che è sempre utile, specialmente going second. Per le spell abbiamo 3 Shaddle Fusion, ovviamente MVP del mazzo tra le spell, questa qui perché ci permette di andare a cestinare direttamente dal mazzo e facendo Grista ad esempio possiamo mandare il Mistosauro direttamente dal deck al cimitero grazie a Shaddle Fusion. E quindi se abbiamo un baby in mano, Shaddle Fusion più baby è full combo. Per avere il baby in mano possiamo giocare anche 3 scavi fossili, anche questa è una carta abbastanza insensata da vedere a 3, è un rota per il mazzo, rinforzi dell'esercito ovviamente, poi due pillole dell'evoluzione doppia, perché comunque l'aggiungete facilmente sia con Overtex che appunto con il coccodrillo, poi 3 non più sovrano scuro che ho preferito alle carte mass removal come Raijeki Buco Nero, Lightning Storm. Perché? Perché appunto giocando la variante Shaddle noi dobbiamo tenerli i mostri sul field, se li spacchiamo non possiamo più sfruttare il fatto che l'avversario controlli un mostro evocato dall'extra deck, quindi Dark Ruler sbianca tutto, poi possiamo anche picchiare col tiranno, molto buona, quindi considerate anche magari Droplet se potete permettervela. Poi per il comparto magia terreno abbiamo una Terraforming, una Set Rotation, una Diagram che per me resta sempre la più forte anche per partire coi baby, una Lost World che io non amo tantissimo e due Mine Mystiche. Potete giocare più Lost World se odiate Mina, io preferisco Mina, è più forte, più rilevante e costringe l'avversario a negare in sostanza. Potete usarla o come bait per il negate oppure alla fine, dopo che avete baitato tutto, mettere Mina e vincere. E poi come monocopia abbiamo uno spolverino dell'arpia, un controllamente, una sepoltura sciocca, sepoltura obbligatoria, soprattutto nella variante Shaddle. Controllamente può sembrare random, ma è fortissima, ragazzi, soprattutto se rubate mostri che negano come Apollo Usa, eccetera, o comunque resta un'altra out, ovvero un'altra carta che l'avversario è costretto a negare. E poi spolverino perché le carte che ci danno fastidio sono le trappole settate, quindi cerchiamo di togliercele il prima possibile. Potete giocare anche i Cosmic se volete. Poi per l'extra deck abbiamo Token Field Center numero 1. Poi per i ranghi 4 Abyss Dweller, sempre fortissimo, tra i ranghi 4 più forti della storia. Tornado Dragon perché è vento anche, oltre ad essere forte a toglierci dei problemi, quindi possiamo uscire dalla lock che facciamo con la statua barriera. Un Lagia,
un Dolca, obbligatorio ovviamente in Dinosauro, e un numero 60 che è il mio rango 4 preferito, che ruba i game raddoppiando l'attacco di tiranno, diventa un 7000. Tanti ranghi 4 perché ci sono i Danger, ci sono i Mothman che ci permettono di fare facilmente i ranghi 4. Per quanto riguarda i Link, abbiamo un Link Uribo e un Gardner sicuro, perché nelle mani in cui bricchiamo ci servono, nel senso che trasformiamo il coccodrillo in Link Uribo e poi il Link Uribo in Gardner sicuro, e in questo modo abbiamo il non dinosauro da bannare per pillola nella forma di Link Uribo, altrimenti non riusciamo ad averlo in nessuna maniera. Poi abbiamo un Reprodocus, appunto per fare la combo della stato barriera, un Pentastag per rubare le partite che fa fare perforante al tiranno, una mascherina che continua a giocare perché andando primi, se non volete o non avete abbastanza materiali per fare altre combo, potete fare comunque mascherina che è forte, che può tramutarsi in fenice o unicorno se volete. Poi anche Simorgh, buono sempre per la combo stato barriera per bloccare l'avversario, e un Apollo USA, appunto, che resta forte, 4 negate, 3 negate, dipende dalla mano, considerando, ripeto, che abbiamo anche i Danger che fanno da extender, e considerate anche e soprattutto che questo è un mostro vento, quindi anche con lei potete uscire dalla lock della stato barriera, che sembra una cosa inutile, ma a volte può essere molto molto utile. E poi per gli Shaddle, le ultime due carte dell'extra deck, abbiamo un Grista e un Shekinaga. Come vi ho detto, Grista è obbligatoria, secondo me, perché vi manda Mistusauro e quindi potete fare full combo in sostanza se avete un baby in mano, perché Misto più baby è tanta roba. E Shekinaga per mandarvi il Giant Rex nel caso abbiate già Misto o se vi serve Giant Rex per qualche motivo. Poi passando alla side abbiamo altro token, Field Center. Poi, tre copie di Twin Twisters che ho preferito a Cosmic Cyclone perché gioco i Danger nuovamente, quindi scartando i Danger li fa partire e non è assolutamente male, poi decidete voi cosa giocare. Poi, due Impermanence perché Dino è Dino, è un mazzo particolare ed è buono sia going second che going first, e quindi non siamo mai ben sicuri di cosa faccia l'avversario dopo che abbiamo vinto G1, ci farà andare primi o ci farà andare secondi, quindi ho detto boh, mettiamo almeno un paio di impermanence che sono buone in entrambe le occorrenze. Poi il resto sono praticamente tutte trappole perché appunto il mazzo è going first, è going second, scusate, quindi servono tante carte going first, di ground OP, dimenticata questa carta, ma vince i duelli, anche l'extravaganza vince i duelli da sola questa carta qua. Fa da macrocosmo istantaneo praticamente, attivi, macrocosmo, passo. Veramente, faceva passare il turno. 3 Sanctum. Assieme a una falce, se trovate spazio potete mettere anche Lancea, che è ottima contro questo meta. Questa anche è molto funzionale, una seconda occasione per lockare. E tutte queste trappole sono supportate da un paio di Trap Trick, perché no? Perché questa qui è un jolly, ci fa usare la trappola che vogliamo all'occorrenza che vogliamo, ci aiuta appunto a vedere una trappola quando più ne abbiamo bisogno. E è buona appunto per questo motivo, scoltisce il mazzo, eccetera. E poi un riavvio rosso, perché odiamo le backrow come sempre, quindi direi che riavvio rosso va più che bene. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa lista con gli Shaddle, se vi piace di più dell'altra, vi lascerò qui in alto a destra l'altra che avevo portato, Going First con King Calamity, questa è una lista probabilmente più competitiva, Going Second è sempre un rischio, però ci sta, è molto forte, ha tante carte per poter ribaltare, per autare situazioni un po' scomode. Quindi per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, considerate di condividere questo video con i vostri amici che giocano a Yu-Gi-Oh o che sono interessati in particolare al mazzo Dino e ci vediamo in un prossimo video.